Bella ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono AnferGamer85 e oggi siamo tornati su Minecraft per il secondo episodio. Raga, penso tutti vi siete stupiti quando avete visto che ho iniziato questo gioco giusto ieri. Oggi sono a casa mia e riprendiamo da dove avevo lasciato ieri. Ieri abbiamo così fatto un po' di cavolate, tra virgolette. Perché, giusto così per prendere la mano col gioco, ma ho intenzione di, prima di tutto, aumentare la casa, di farla diventare più grande, più o meno. Inoltre, sto aspettando che si generi il mondo del tutto, perché ci vuole un po', perché si generi. Un po' e tra l'altro oggi andremo a fare un po' di cosine, andremo a fare. Cioè, non è un attimo un'idea precisa di quello che voglio fare, ma scusatemi. Ok. Pronto? Vediamo un minuto. Saliamo, saliamo, saliamo. Andiamo qui. Qui su, raga, sapete che c'è? Ma ci faccio una bella costruzione. Ci faccio. Apriamo l'inventario. Buttiamo via tutto. Buttiamo, tanto. Per adesso qua non mi serve niente. Mi lascio solamente la spada, raga, perché alla fine la spada è sempre utile. Ecco, qui almeno possiamo costruire. Ma sapete che faccio? Costruisco un ponte, un bel ponte che collega. Sbagliato. Vabbè. Ok ragazzi, intanto durante tutti questi tagli ho, diciamo, migliorato la casa. Come vedete l'ho resa più grande e ora ve la faccio vedere dall'interno. Che dall'interno ancora non ho fatto nulla. Devo vedere di metterci un tavolo, un qualcosa. No, scusami un minuto. Dove sta la luce? E blocchi decorativi no. Oggetti, ok, prendiamo la luce, andiamo là del faro tanto. Ok, almeno è più grande, raga. Mo scendiamo. Scendiamo, andiamo. Andiamo a caccia.
Andiamo a caccia, raga. Sì, raga, voglio sopravvivere una notte intera combattendo, voglio sopravvivere. Un creeper. Lo eliminiamo dall'alto, dai. Forse voi direte, vabbè, ma quando sei avvantaggiato col volo. Vabbè, questa è una caratteristica di Minecraft, raga. Non mi posso dire nulla, non mi posso dire. Avete perfettamente ragione. Che colpo! Maledetto creeper. Non vuole morire, scusate un minuto, raga. Che è, diciamo, migliora la visuale. Ok. Mi hanno spiegato, raga, mi è stato detto che praticamente quelle palline là sono, diciamo, delle palline particolari. Raga, che ancora non abbiamo visto un ragno incredibile. Ed è meglio che non ne vedo. Ehi, scendi. Mamma mia, è venuto un colpo. Oh, qua il gioco. Sti zombie non ti faranno, non fanno niente, raga, però fanno venire certi infarti quando senti versi. Sì, io praticamente, raga, faccio così: durante il giorno mi costruisco e durante la notte vado a caccia. Fatemi levare le cuffie, per favore. Sto così, devo usare la modalità in prima persona. Tanto, ragazzi, so che anche se ti ammazzo e poi durante la notte riappariranno. Sì. Raga, ditemi che devo, che volete che io faccia durante la notte, che durante la notte con il gioco, che almeno possa salvarmi dalle creature che fra ragni, iper, zombie e mostri vari. Proprio c'è un ragno sotto mira. Ma che ragno sotto mira? E questi, ragazzi, sono i ragni normali. Poi immaginate, poi vedrete quelli delle caverne, allora. Si girate proprio della serie. Che mira, raga, l'ho eliminato. Che poi, raga, mi è stato detto che i ragni in modalità, molto spesso in modalità creativa, non ti attaccano, mi è stato detto, solo in modalità sopravvivenza. L'altra cosa bella che mi hanno detto è che ho visto con i miei stessi occhi, praticamente, anche se voi li attaccate, delle volte non ti fanno nulla, anche se attaccano. Thank you.
non ho un'arma più potente. Purtroppo l'unica arma con cui posso sparare a distanza, spada d'oro. La spada d'oro è meno forte della spada di diamante, grazie allora. Ma per adesso vorrei battermi faccia a faccia con un creeper, però sto a far fuori i peggio nemici. Forse raga mi stare dicendo, ma perché state mi stare dicendo, ma perché stai a fare tutti a fuori sti ragni? Perché non ne voglio vedere in giro, non ne voglio vedere. Vabbè, appena comunque raga, vi consiglio di tornare indietro al video e vedere il punto in cui ho incontrato lo zombie, mamma mia. Che mia. F5. Ma il bello che appaiono dal nulla, appaiono. E la notte è ancora lunga. Sono un fortuna che non sparano. Beh, io sarei il caso ora che mi vado a ritirare. A ritirare perché è un po' che spero solo che qui puoi trovare qualche sorpresa. Ed è perché d'accordo ragazzi, vabbè, ma aspettiamo, d'accordo raga, io chiudo qui il video, tanto era giusto per fare così, no? Quindi per adesso rimaniamo così, durante la notte andremo a caccia di dei vari nemici che ci sono durante il gioco, il giorno costruiamo. Vi ricordo di iscrivermi nei commenti cosa volete che io costruisca e come li possa costruire. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un commento, un mi piace, di iscrivervi al canale, di commentare, condividere. Noi ci vediamo alla prossima.